Bene così, do la parola a Pinuccia, che è un po' quella l'organizzatrice della mattinata, quindi lascio la parola. Semplicemente farò la scaletta. Buongiorno a tutti, grazie della vostra presenza, grazie alle autorità presenti, numerose, che sono intervenute. È per noi veramente un piacere avervi qua, perché finalmente è arrivato il giorno di inaugurazione del Parco di Anna. Oggi possiamo essere orgogliosi della realizzazione di questo giardino dei piccoli, dedicato da Anna alla scuola di infanzia degli Angeli Custodi di Monasterolo. Per i più piccoli vuole essere uno spazio di gioco all'aria aperta che necessitava per la ricreazione all'aperto e in sicurezza dei nostri bambini. In un paese piccolo come il nostro dobbiamo essere orgogliosi dell'opportunità data da Anna come risposta di aggregazione e sviluppo alla comunità di questa piazza, in cui si è sviluppato un nuovo filo conduttore per le nuove generazioni, tra strutture sportive risistemate e spazio culturale della biblioteca. E vorrei dedicare da parte della comunità, di tutta la comunità, un pensiero a Anna, detta Annetta, una persona semplice che ho conosciuto, che ha dimostrato nella sua vita la sua grande generosità di cuore. Ciò che in vita ha risparmiato su se stessa ha voluto donarlo a noi, alla nostra comunità, ai più piccoli. Lei, che non era diventata mamma e che ha considerato elemento essenziale della crescita del nostro paese, diventando con questo segno tangibile la maestra d'infanzia di tutti i nostri bambini, dei bambini che passeranno di qua e a cui è nostro compito raccontare la sua storia. Ci lascia, oltre alla donazione, un forte messaggio che dobbiamo raccogliere. La generosità, vivere ogni giorno la generosità nel nostro paese, perché i sogni si realizzano nella misura in cui si ha fiducia negli altri e possono andare a beneficio di tutti senza misurare la ricompensa. Perché le persone più umili, come Anna, sono quelle che arricchiscono di umanità e ci insegnano a vedere oltre l'apparenza. Ci insegnano ad andare oltre noi stessi e ci insegnano che il silenzio operoso vale più di mille parole o di mille critiche. Ci insegnano ad andare a leggere il profondo del cuore, come quello dei bambini, che in fondo era al cuore della nostra Annetta. Ora partiremo con il saluto e ringraziamento del nostro sindaco. Motivo di gioia e riconoscenza nei confronti della nostra concittadina e benefattrice Anna Giudici, salutarvi e darvi il benvenuto all'inaugurazione del Parco di Anna. Ringrazio della loro presenza i sindaci della Valcavallina, Don Gianfranco, i rappresentanti dell'associazione di Monasterolo qui con i loro gagliardetti, l'associazione Pescatur de Berghem, che come diremo successivamente ha in parte donato, ha donato i due giochi principali che troviamo qui, tutti i cittadini, quindi ringrazio la cittadinanza qua presente, i parenti, abbiamo qua Gian Lorenzo in rappresentanza della famiglia, che ha accolto insieme agli altri suoi parenti l'invito di essere presente a questo ringraziamento, e per ultimo, li ho lasciati per ultimo appositamente, i bambini della scuola dell'infanzia e le loro insegnanti. Questo perché il parco che andiamo a inaugurare sarà esclusivamente utilizzato da loro come da volontà di Anna. Un parco che sarà segno tangibile a tutti noi e alle generazioni future del grande amore e della grande generosità di Anna verso la comunità di Monasterolo del Castello e i bambini in particolare. Paese in cui viveva e in cui oggi vive e vivrà grazie a questo spazio, luogo di gioco e di incontro per i bambini della scuola dell'infanzia degli Angeli Custodi di oggi e di domani. Anna nasce a Monasterolo del Castello il 1 aprile 1924. Dopo i primi anni di vita vissuti in paese, giovanissima si trasferisce nel Milanese sino ai primi anni del dopoguerra. Nel 1950, infatti, rientra anche come residente a Monasterolo, anche se per brevissimi periodi, in quanto la sua attività di infermiera la portava per parecchio tempo lontano dal paese. Addirittura va oltre il confine italiano e si stabilizza lavorativamente in un ospedale del canton di Zurigo, dove la sua capacità professionale e umana la portano ad avere incarichi importanti e di responsabilità all'interno dello stesso. Con i primi risparmi aiuta la famiglia ad acquistare la casa in via 11 febbraio, che poi resterà la sua casa sino a quando la salute glielo consente.
Negli anni trascorsi all'ospedale svizzero, venendo a contatto con persone di diverse nazionalità, impara a parlare il tedesco e addirittura il russo. Per quelli della mia generazione, quando passavamo in paese, facevamo qualche marachella, cominciava a parlare il russo e allora scappavamo. Terminato il lavoro in Svizzera, torna in paese dove aiuta i familiari, accudisce il fratello e una signora russa che ha portato in casa e che l'ha seguita fino alla morte, che chiamava la zarina perché diceva che era la discendente di uno zar russo. La sua disponibilità e attenzione per i più deboli e fragili sono state parte caratterizzante della sua vita. Anche quando si è stabilizzata in paese, non mancava giorno che facesse visita alle suore che gestivano la scuola materna, che era chiamato asilo, tra l'altro suore che salutano e ringraziano, sono Maddalena e Giuseppina che avevamo invitato, ma il tempo e la calura non gli ha permesso di essere presenti, e quelli della mia generazione lo possono testimoniare, in quanto Anna riservava sempre un occhio particolare a tutti i bambini del paese, che in quel periodo giocavano sempre sulle strade. Poi, terminata un pochino la sua presenza in casa, si è trasferita presso la casa di Monasterolo, casa di riposo di Monasterolo, e per poi andare in quella di Casazza, dove è deceduta il 3 marzo 2014. La sua grande generosità l'ha portata, oltre al tanto bene fatto in vita, a lasciare alla comunità di Monasterolo un cospicuo lascito per la scuola materna e l'intera comunità. Lascito che stiamo utilizzando annualmente per la gestione della scuola stessa, e così questo ci permette di mantenere le rette scolastiche fra le più basse della Val Cavallina. Quindi un ringraziamento particolare, perché questo vale per gli anni scorsi e varrà ancora per qualche anno. Ci sembrava però giusto e riconoscente lasciare un segno di questo grande gesto di generosità alle generazioni future, e siamo arrivati alla conclusione che non c'era di meglio che creare nell'area dove le suore avevano l'orto e producevano la verdura per i bambini, infatti questa parte, per chi si ricorda, era dove giustamente le suore facevano l'orto e quindi portavano i bambini anche a raccogliere le verdure, trasformandolo appunto in questo parco giochi per i bambini che, come ho detto prima, Anna ha tanto amato. Quindi ci sembrava questo luogo il più significativo per rendere e collegare appunto Anna, le suore e la scuola materna, che era un po' quello che lei amava di più. Oggi ho l'onore di ringraziare Anna a nome dell'intera comunità di Monasterolo del Castello per il grande gesto di generosità e per il grande esempio che lascia a noi e a tutti i cittadini di Monasterolo. Di cosa significa, cosa è significato per lei amare il proprio paese e i suoi concittadini. Lo sono io, ma lo dobbiamo essere tutti, orgogliosi di aver avuto e per tanti di noi aver conosciuto una persona di questa grande umanità dimostrata nel corso della vita e con questo ultimo gesto anche al termine della stessa nei confronti di tutta la comunità di Monasterolo. Grazie Anna.